Allora, qual è l'opinione sua del voto di oggi? Che il PD con i suoi vertici ha dimostrato un'incredibile capacità di autodistruzione. Noi non flettiamo dalla linea Rodotà perché ci è sembrato il candidato non nostro, bensì dei cittadini, perché sono stati i cittadini ad esprimere la candidatura Rodotà. Già che noi siamo rispettosi del mandato dei cittadini, noi insisteremo anche nei prossimi giorni su Rodotà, ma siamo speranzosi sul fatto che il PD possa ravvedersi, almeno in tanti suoi eletti, possa capire che per lo spessore culturale dell'uomo e soprattutto per il metodo con cui è stato indicato, Rodotà sia la scelta migliore per il paese. Una domanda, ma oggi sulla piazza c'erano molti cittadini che protestavano di differenti appartenenze politiche, però tra i cittadini c'era serenità e pace perché non c'era una protesta tra di loro, tra i gruppi opposti politici, ma erano uniti nell'obiettivo comune, nella protesta contro il palazzo, contro la casta. In effetti, che significato ha questo? Io non disconosco le ragioni di questa protesta. Quando ieri sono arrivato qua per iniziare a votare mi sono reso conto che la piazza era stata blindata e secondo me questi sono segnali bruttissimi che il palazzo continua a mandare al paese. Il palazzo, per recuperare credibilità, dovrebbe aprirsi ai cittadini, dovrebbe rendere